Guardate un po', finalmente si sono decisi a aggiustare questi marciapiedi che facevano veramente schifo. È caduta parecchie persone. Ecco, vedete? Parecchie persone. Almeno così ho sentito dire, adesso non so se è vero o no. E il titolare di questo bar è andato con l'avvocato in comune. Sì. Perché ha detto lo faccio io, loro hanno detto di no, e finalmente si sono decisi a aggiustare questi marciapiedi per le persone. Veramente era una roba impressionante, io non riesco a capire queste robe. Va bene, e non voglio chiudere qua, io sempre chiudo sempre con quel famoso linea 1, che praticamente le persone di Via Montesanto, di Montesanto, Trasalpina, devono aspettare più di mezz'ora, anche 40 minuti più, perché un autobus vada in Montesanto, perché uno ci va e uno non ci va. È veramente, è meglio che non dico la parolaccia, perché veramente fate un servizio DM, APT, veramente. Se va uno, che ci vada tutti. Io non riesco a capire queste povere persone, i bambini che sono a scuola, che aspettano 4 ore questi autobus. Ma non so che servizio è questo. È un servizio veramente, che dopo è il bello che scrive anche Montesanto e alla fine fa il giro e si ferma in Piazza Medaglie d'Oro. Adesso ditemi voi il servizio che è. Che servizio si fa, caro sindaco? Non lo so. Si faccia vivo anche lei un po'. Perché mi ricordo con Romoli. Era stata presa una bella decisione all'epoca che avevo intervistato sia Romolo, il sindaco, e sia il presidente dell'APT. E allora cerchiamo di fare qualcosa anche per le persone anziane, persone che non ci vedono, persone che devono andare a piedi, bambini, persone che serve l'autobus, porca puttana, non lo so io.